30 novembre 2017 a Firenze il Consiglio regionale della Toscana, presieduto da Eugenio Giani, festeggia la 18ª edizione della Festa della Toscana che celebra l'abolizione della pena di morte avvenuta nel 1786 dai Granduchi Lorena, e ai Lorena è proprio intitolata la festa di quest'anno. Il Presidente ha scoperto tra l'altro una targa in Palazzo del Pegaso che celebra la maggiore età, come egli stesso ha detto, della Festa della Toscana. Oggi sono 18 edizioni della Festa della Toscana e quindi abbiamo voluta, ormai è voluta, ormai maggiorenne, fissare questa data con una apposizione di lapide che ricorda il 30 di novembre proprio alla porta del Consiglio regionale, e questo perché ogni anno la Toscana possa vantarsi e dare un messaggio al tutto quello che è il continente europeo, al mondo, che questa fu la terra, allora una nazione, il Granducato di Toscana, che all'epoca del Granduca Pietro Leopoldo, il 30 novembre 1786, nel pieno delle nuove idee che contagiavano l'Europa, l'illuminismo, abolì la pena di morte, la tortura e la confisca dei beni ai condannati. Naturalmente, quando noi parliamo di tutto questo sembra di parlare di una cerimonia storica. In realtà è quanto mai attuale quel messaggio, perché solo 104 delle circa 200 nazioni nel mondo hanno nel proprio ordinamento penale ufficialmente abolito la pena di morte. Il giornalista Rai Roberto Giacobbo ha introdotto la pena di morte nel mondo, ospite d'onore di questa giornata dedicata alla Festa della Toscana. Sono stati una famiglia importantissima in generale, intanto perché hanno abolito per la prima volta al mondo la pena di morte. E proprio questo segno di civiltà è importante nel passaggio che voglio raccontare oggi. Voglio raccontare come questa Italia, questa nostra Italia straordinaria, sia un esempio costante per tutto il mondo, e soprattutto questo esempio va portato alle nuove generazioni. Quante volte ci sentiamo dire che tutto il meglio arriva sempre dall'estero, ma se andiamo a cercare con solo un po' di attenzione quello che è stato fatto in Italia e ricordarcelo, solamente ricordarcelo, ci rendiamo conto che l'Italia è veramente un paese che ha destato e ha dato una svolta a tutto il pianeta. Vi faccio un esempio che ho fatto a dei ragazzi poco fa. Dice, voi ascoltate tutti il vostro smartphone, non facciamo pubblicità, e quel sistema per sentirlo è un MP3. Bene, l'MP3 non è nato negli Stati Uniti, è stato fatto da un ingegnere italiano, e tante sono le cose che sono state fatte in Italia. Mi sono divertito una volta a raccontare la storia di un uomo comune che va in ufficio la mattina. Bene, togliendogli tutto quello che era stato fatto dall'Italia nel corso del tempo, alla fine si trovava da solo senza neanche i pantaloni, perché i jeans sono nati a Genova. Quindi vi potete immaginare quanto siamo importanti, dalle cose più banali alle cose più importanti, e come la nostra storia sia un punto fermo non solo culturale ma anche tecnologico in tutto il mondo.